casa foto? Io sono Stiamo registrando? Ah, Stefano, vai, inizia. Io inizio? Sei tu che presenti? Salve, saresti... Parlo nel microfono, mi senti? Sì. Bene, grazie. Ok, mi sono giocato la macchina fotografica che l'ho data a Salvatore. Sì, sì. Vabbè, niente, siamo qui per litigare su se sia meglio The Orville o Star Trek Discovery. Allora, prego. Te? Orville. 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 Ok, io che ho fondato il club di Orville Italia dovrò difendere Discovery. Se Salvatore prima o poi ce la riesce a fare un filmato, Salvatore lascialo perdere, basta che inquadri. E chi vuole cominciare? Comincio io perché mi arrogo questo diritto. Niente, la questione dei più dibattuta dai trekker in questo momento è se sia più trek Star Trek Discovery o The Orville. Il mio parere è che perché dove sceglie, guardiamocele tutte e due in pace senza rotture de scatole, fondamentalmente. I punti a favore di The Orville sono che ha potuto attingere tranquillamente a tutto quello che era Star Trek senza legarsi a Star Trek, all'eredità di Star Trek. E ha attinto talmente tanto che ci lavorano dentro André Bormanis, Picardo e chiunque altro. Lo stesso Seth MacFarlane... Lo stesso Seth MacFarlane è apparso in Star Trek Enterprise. I punti di forza di Discovery sono il background di Star Trek, che però è pure il più grande limite che ha, perché ovviamente c'hai questo fardello da portarti appresso, la continuity. Esatto, la continuity, se vuoi continuare con la continuity. C'hai insomma da rispettare alcune cose. Ovviamente poi se fai un prequel non puoi fare una nave con i bottoni, le cartucce, le lucine e non metterci un display a cristalli liquidi, sarebbe anacronistico e ovviamente la nave risulta più moderna di quelle che vengono dopo. Diciamo, il punto di forza di Discovery secondo me appunto è il background, ma è pure il suo più grande nemico, perché fondamentalmente Discovery, secondo me, se non ci fosse scritto davanti Star Trek, sarebbe una bella serie di fantascienza. A me è piaciuta. Poi io no, fondamentalmente, mi conoscete, non sono quello che si mette lì a misurare quanto deve essere lunga la gondola di curvatura, perché se no nel canon... mi piace, punto. Me li sono visti tutti e due e mi sono piaciuti. Chi vuole dibattere? Antonio. Allora, io anche ho avuto occasione di vedere entrambi le serie. Diciamo che al di là degli effetti speciali, Discovery poteva benissimo essere ambientata in un futuro avanti, magari dopo di Space Nine, considerando anche il fatto che vedere oggi una serie come la serie classica con quella tipologia di grafica, anche le divise risultava leggermente fuori, cioè sembrava una macchietta per ragazzi, sarebbe sembrata una macchietta per ragazzini. Di contro Discovery ha, come si dice, stravolto anche una delle razze maggiori nell'universo Trek, una razza che esiste da sempre, in pratica i Klingon. Chi? Sono i Klingon. Ah. Eccetera. Diciamo, un difetto che personalmente vedo invece anche su Discovery è che sia una serializzazione,
cioè si è cercato di fare una serie di Star Trek imitando il percorso narrativo di una serie come The Expanse. Cioè, noi siamo abituati a vedere Star Trek in una serie di episodi autoconclusivi o con una storia, nel fondo, che si svolge, tipo il final chapter di Deep Space Nine. L'impressione, di fatto che è una bella serie di fantascienza liberamente ispirata a Star Trek, è che abbiano messo a lavorare gente che non sappia fare i seriali, che abbiano allungato notevolmente il brodo, perché molte cose che io ho visto nella serie sono invece riempimenti, diciamo, molto lenta come narrazione. Di contro, invece, di Orville, oltre ad attingere alla serie di Star Trek, ha anche avuto il pregio di utilizzare dei background, diciamo, degli archetipi delle storie di fantascienza. Cito per esempio la fusione tra universo e notturno di Asimov, della nave generazionale in cui non si vedeva le stelle, e anche riproporre quei temi che ci avevano abituato a vedere sia nella serie classica che in The Next Generation. Quindi, oltretutto, nello scorrere della storia, in The Orville i personaggi si formano, non c'è un personaggio unico su cui gli altri ruotano e fanno praticamente da comparse, come succede con Michael, in Discovery, che praticamente è la persona su cui viene accentrata la storia, a parte l'orca poi che pian piano riesce a emergere, però abbiamo dei personaggi in plancia che sono lì di contorno, tipo c'era la tipa che sembra Nebula, quella con il coso, cosa fa? Cioè, sì, praticamente non è come in Star Trek che arrivava Kirk, poi magari arrivava Chekhov, facevano le loro macchiette, eccetera. Cioè la storia si svolgeva e tutti i personaggi crescevano. Quindi, diciamo, personalmente piacciono tutte e due, non trovo anche inutile che si debba fare una specie di questione spesso di tipo religioso, sembrerebbe, perché quello, se tu guardi The Orville non sei un fan di Star Trek. O come osi paragonare Star Trek a The Orville, perché questo è quello che più o meno nei social comincia, cioè non si trova un termine di paragone. The Orville non è una parodia, è una commedia drammatica, che non lo dico in inglese, se no Flora mi picchia, una dramedy, se non mi pare, in cui praticamente ritroviamo quell'essenza della fantascienza a cui siamo abituati da Star Trek. Alla prossima. Sì, The Orville è quasi un porto sicuro, è un tipo di fantascienza a cui siamo abituati da Trek, ricorda ovviamente, avete detto voi, TNG è la classica anche in alcuni aspetti. I punti di forza sicuramente sono il cast, formato da ottimi caratteristi, un secondo cast, in questo forse ricorda anche un po' di Space Nine, un secondo cast di comprimari, penso al marito di Bortus, a Yafit e così via, cosa che assolutamente manca in Discovery. Discovery, come dice giustamente Antonio, è incentrata nella storia di Michael Burnham, e l'orca e negli ultimi episodi forse Saru riescono a ritagliarsi qualche spazio. Gli altri sono veramente delle comparse quasi. E Discovery sicuramente è molto bella da un punto di vista tecnico, gli effetti speciali sono fatti veramente veramente bene, ci sono i lens flare di Abramiana memoria, la fotografia la trovo molto bella, resta secondo me il problema principale la storia, che personalmente non avrei ambientato, non avrei fatto un prequel, come diceva giustamente, avrebbe avuto molto più senso ambientarla in un futuro dove potevi giocare con una nuova razza senza sradicare un'altra volta i Klingon, potevi anche giocare magari su una deriva dei vulcaniani, in un futuro comunque magari i vulcaniani potevano
avere dei rigurgiti, diciamo, di emozioni. Unirsi ai Romulani. Esatto, una cosa del genere, ma potevi con quello potevi giocare, perché comunque in un futuro poi hai più mano libera rispetto al dover rispettare alcuni canoni del passato. Questo finora si sta rivelando un problema, almeno per i Trekker. Per uno spettatore della prima ora può magari sorvolare e godersi lo spettacolo. Allora, anch'io le ho viste tutte e due. Per quanto riguarda The Orville, mi è piaciuta molto da subito, perché è palese che Seth MacFarlane è un appassionato, un fan di Star Trek, e che la serie, pur essendo fondamentalmente una serie comica, indubbiamente non è una presa in giro di Star Trek, anzi è un omaggio, e su questo non c'è dubbio. E come diceva prima Stefano, molte persone che hanno lavorato in Star Trek lavorano su The Orville. Non dimentichiamoci tra l'altro che il nome è un omaggio a uno dei fratelli Wright. C'è anche la Blériot, esatto. E poi, se non sbaglio, il produttore è Brandon Braga, quindi comunque è una persona che in Star Trek è estremamente conosciuta. L'aspetto che io ho colto di più in The Orville, forse in quanto traduttrice, è che ho notato l'estrema cura e attenzione che è stata fatta per omaggiare Star Trek senza incorrere in problemi di diritti, perché dal punto di vista linguistico si trovano le stesse cose, praticamente molte delle cose che esistono in Star Trek, ma vengono chiamate con una terminologia leggermente diversa. Per dire, non abbiamo il warp drive ma abbiamo il quantum drive. Secondo me su questo c'è la mano pesantemente di André Bormanis, che è stato per anni il consulente scientifico da TNG in poi di Star Trek. Tra parentesi, la fidanzata di André, che noi conosciamo bene, che è Mish, è un avvocato specializzato in diritti d'autore. Quindi io credo che effettivamente, non l'ho chiesto ancora ad André, ma penso che questa è sicuramente una scelta studiata. Se la guardate in originale vi renderete conto appunto della scelta terminologica, così come secondo me è stato fatto apposta anche il design della nave, che non le gondole in realtà le ha sovrapposte e non le chiama gondole. E la scelta, secondo me, molto giusta dal punto di vista comico, di evitare l'uso del turboascensore. Devono scendere questa enorme scala che c'è, quindi anche questa è una cosa che mi ha divertito molto. Poi io trovo che sia un bellissimo omaggio, come ha detto Matteo, trovo molto molto bravi gli attori, tutti, e è una serie, come aveva detto invece Antonio, secondo me, che è comica, però indubbiamente ha quel fondo di moralità in certi casi che Star Trek ha. Ho visto alcuni episodi doppiati in italiano e non ho chiaramente avuto il tempo di confrontarli con l'originale inglese, ma sinceramente mi è sembrato un doppiaggio ottimo, perché è riuscito a mantenere quella che secondo me è la caratteristica fondamentale della serie, e cioè l'ironia. Quella serie è una serie che porta proprio l'imprinting di MacFarlane, che è l'ironia, quindi secondo me questo è stato mantenuto. A me il doppiaggio è sembrato buono, molto valido, ripeto, non l'ho visto tutto. Per quanto riguarda Star Trek Discovery, diciamo che ho voluto dare un mio giudizio soltanto dopo aver visto tutti gli episodi, perché all'inizio, nei primi due, ho pensato
ha del potenziale, vediamo dove può arrivare. Terzo e quarto episodio ho cominciato a vedere, secondo me, dal mio punto di vista, un po' troppo un richiamo alla serie classica con questo bestione che faceva praticamente da supercomputer, che poi era palese che alla fine avrebbero liberato, quindi un po' troppo scontata. Ci sono, secondo me, dei buchi di sceneggiatura abbastanza clamorosi, nel senso che tu, capo della sicurezza, non puoi permetterti, secondo me, di aprire, di disattivare un campo di forza andando che appunto è a guardia, diciamo, di una stanza dove c'è questo bestione enorme e fortissimo, e tu lo disattivi e ti presenti davanti praticamente con un phaser, quindi è ovvio che ti fanno subito fuori. E ti sei anche meritato, perché insomma, voglio dire, se tu sei il capo della sicurezza e ti comporti così, il classico personaggio con l'etichetta all'alluce. Sì, però a questo punto siamo ben peggio di quando Worf non ne beccava uno sul ponte ed era il capo della sicurezza se qualcuno arrivava sulla plancia dell'Enterprise. Poi ci sono stati due o tre episodi che ho trovato Star Trek. E poi la conclusione, che da un lato potrebbe essere interessante, però alla fine è sempre la stessa. Quindi a me Discovery ha deluso più che altro per una cosa, perché l'ho percepita come una specie di collage voluto di cose, di aspetti di Star Trek, soprattutto della serie classica, ammassati insieme senza una coerenza molto, senza una gran linearità, mettiamola così. La presenza di Mad. Esatto, come la presenza di Mad, eccetera. Ci hanno buttato tutto. Però è stato un peccato, perché secondo me il cast di attori è molto valido. In particolare Jason Isaacs, secondo me, che è bravo in qualunque cosa faccia. Però sinceramente le sceneggiature, secondo me, erano abbastanza deboli, perché io credo che, non so, ho avuto questa impressione che non ci sia stato uno studio di un arco che volessero portare avanti. È come se avessero voluto infilare in mezzo man mano varie cose, tipo questo sicuramente piace Trekker perché richiama la classica, questo richiama questo, richiama quell'altro. Come? Un compitino, sì. Sì, però nonostante questo ho apprezzato molto una cosa che a me è piaciuta molto di Discovery, è stato lo studio che è stato fatto sulla lingua Klingon, sempre probabilmente per il lavoro che faccio, che anche se non ha seguito canonicamente quello che era Horcrand, però è sicuramente un grosso lavoro quello che è stato fatto linguisticamente, quindi a me quello inizialmente ha affascinato molto. Così come al contrario invece non mi è piaciuto affatto come hanno realizzato i costumi, perché non capisco perché stravolgere ancora una volta i costumi dei Klingon, che obiettivamente non mi ricordo. Esatto, ma non mi ricordo chi è il primo che l'ha detto, però insomma effettivamente sembrano dei pesci. A parte quello, poi ripeto, mi ha lasciato un po' così, perché mi ha dato proprio l'idea del prodotto preconfezionato per le persone che come vedono il marchio Star Trek sopra dicono subito che va bene. Non mi è dispiaciuta del tutto, l'ho vista tutta, sinceramente non penso che la rivedrei, almeno in tempi brevi. È stata comunque piacevole, alcune puntate secondo me sono state belle. Poi ecco, una cosa che io ho notato, che poi vabbè viene spiegata, diciamo una sua spiegazione nell'ultimo episodio, io vedevo molto poco della flotta stellare in Discovery, nei comportamenti soprattutto degli ufficiali, io vedevo molto poco della flotta stellare, perché prima di tutto una metà vulcaniana e metà umana che è discepola praticamente di Sarek, che sia
fa un ammutinamento contro il suo capitano, già una cosa che secondo me difficilmente sarebbe avvenuta. Poi d'accordo, abbiamo poi la spiegazione finale che l'orca non è veramente l'orca, ma è l'orca, diciamo, dell'universo dello specchio, mettiamola così. E... però a che non l'avevi vista? Allora che vuoi? No, stanno cazzeggiando con okay. Però anche lì diciamo che ci può stare il comportamento suo, però quello che a me ha stupito è il fatto che questo comportamento assolutamente non da flotta stellare venga accettato senza problemi dagli altri ufficiali. Quindi questo mi ha lasciato anche molto perplessa. Per il resto... Sì, appunto, ma questo non fa che confermare, questo non fa che confermare che non è un atteggiamento da flotta stellare, quello intendevo dire. Se siamo nello specchio dello specchio è un altro discorso, però arrivato a questo punto. Quali film? Esatto. Posso solo una cosa sull'orca dello specchio. Io quando ho scoperto che lui era in realtà quello dello specchio, la prima cosa che ho pensato è: ma se lui è dello specchio, perché era così poco stronzo? Scusate il cosa. Perché nei primi episodi, cioè sì, è stronzo, però non quanto ci si aspetterebbe da uno che viene dall'universo dello specchio. Ci hanno sempre insegnato che perché probabilmente lui voleva mascherarsi. Sì, però ci hanno insegnato che è più facile per uno che viene dal, diciamo, nostro universo comportarsi da stronzo e mascherarsi nel loro. Ma a me sull'orca quello che ha stupito è stata più che altro un'altra cosa, cioè quello che dice oddio, come si chiama quella che fa Michelle Yeoh, la Georgius, ecco, il capitano Georgius, quando dice che praticamente l'orca, diciamo, del nostro universo, essendo finito in quell'altro, è sicuramente morto. Allora, primo, chi te l'ha detto? Non capisco in base a che cosa lo dici. Secondo, per quanto l'universo dello specchio possa essere sicuramente più violento, diciamo, di quello normale, eccetera, eccetera, era pur sempre un capitano di una nave, di una flotta stellare, non vedo perché non debba essere riuscito a sopravvivere. A questo punto, il punto qual era? No. E chi te l'ha detto? Cioè, a questo punto mi viene il dubbio. Jason Isaacs non ha firmato per la seconda stagione? No, qualcuno lo sa? Si ripropongono? Non lo so, però ecco, diciamo che dal mio punto di vista di Orville è senz'altro un omaggio, a me è piaciuta molto, e mentre Discovery è una serie di fantascienza che ho guardato abbastanza volentieri, però non la farei rientrare assolutamente in Star Trek, soprattutto non in Star Trek della classica, e poi aveva secondo me qualche buco di sceneggiatura piuttosto, piuttosto clamoroso. Anche per esempio sarebbe stato molto più interessante secondo me esplorare meglio il discorso dell'ufficiale della flotta che poi era stato, diciamo, rapito, impiantato lì in mezzo Klingon. Appunto, vedi, è quello il punto. Sì, poi si perdono nei dettagli. Ma secondo te, perché se noi non abbiamo trovato nessuno che venisse a fare questo panel per difendere Discovery, un motivo ci sarà? Vieni. Ma no, io non penso. No, a me non è piaciuta l'ultima puntata. Cioè... Beh, l'ultima puntata ti fa, da un lato ti fa capire il perché l'orca si comportava in quel modo, ma dall'altro ti fa crollare tutto. Anche in Voyager. È che non trovo proprio plausibile come si comporta Michael nell'ultima puntata.
dovresti essere abbastanza razionale anch'io, ho capito, da capire che quello non è veramente il tuo capitano, no? Allora uno se fa la classica facciata e tu lo sappi a prescindere. Ma te l'ho detto, per me il suo personaggio è fuori personaggio, nel senso che non è vulcaniano sin dall'inizio, sin da quando fa l'ammutinamento. Vabbè, ma lei non è vulcaniana alla fine? No, è umana. Ok, è umana, ma cresciuta dai vulcaniani. Nessuno dei due. Il peggio dei due mondi, per parafrasare un... Ma io se penso a un attimo a livello di sceneggiatura, ad esempio, io trovo molto ben fatta la puntata in cui c'è Charlize Theron di Orville, perché comunque quella, come dire, è incentrata su una situazione che sicuramente sarebbe è molto plausibile, prima di tutto, cioè qualcuno che viene dal futuro per prendere delle navi che ormai nel futuro sono delle rarità e quindi per rivendersele alla Ferenghi, per intenderci, quindi esatto, alla Geva Spacio e di TNG, quindi quella secondo me è una sceneggiatura costruita molto bene, la storia legge, lei chiaramente è molto brava e mi è piaciuto molto anche questo rapporto di amore e odio che c'è ancora tra il capitano e la sua ex moglie. Quella è una bella sceneggiatura, quindi secondo me fondamentalmente la differenza è nelle sceneggiature. Poi che una abbia un budget elevatissimo, abbia degli effetti speciali stratosferici... Questo è verissimo. Spettacolare. Apri tutto, Biascica. Sì, sì. No, De Orville... Per certi versi De Orville è volutamente fatta... De Orville sembra fatta negli anni 90, che penso che sia... Cioè, il regista in certi episodi giù, però mica... No, no, lo so, però voglio dire... No, quello sicuramente... La sensazione di borisismo la dà guardandolo a livello tecnico. Sì, sì, sì. Hanno studiato com'era la fotografia degli anni 90. Non è solo quello, insomma, però voglio dire, il fatto che sia una serie migliore bisogna prendere un po'. No, ma io non discuto. È quella che ci è piaciuta di più. Io non discuto sul migliore, io dico solo, a me personalmente è piaciuta di più di Orville, ma non fosse altro perché non sono molte le serie divertenti di fantascienza che ci sono. Che ti fanno pensare, esatto. Quindi a me è piaciuta fondamentalmente per... La sceneggiatura di Orville, può in qualche modo attingere a sceneggiatura anche di Star Trek, ma non solo. L'episodio che citavi tu, copiando un episodio di Star Trek. Quale? Quello che torna indietro nel tempo e recupera gli oggetti dal futuro, per vivere, per portarsi dal futuro, o no, al contrario. No, io avevo citato. È un archetipo, un narrativo della fantascienza. Se lo facessi in Discovery, prendere una sceneggiatura intelligente già usata in TNG, se l'hai copiata da TNG... Prenderebbero le teste degli sceneggiatori... Ma ripeto, l'episodio che a me è piaciuto di più, fra quelli che è piaciuto di più, era quello che io definisco amichevolmente un crossover tra universo e notturno, quello della nave generazionale, dove ci si perde di vista il fatto che sia una nave e dove
per una causa tecnica, il sole non tramonta mai. Le navi generazionali, mi pare che fosse Heinlein, Universo, era una di quelle storie lì. Notturno era Asimov. Diciamo, non sto attingendo da Star Trek, sto attingendo da quelle che sono gli archetipi della fantascienza. Anche quell'altro dei Flatland, che poi lo cita pure, quello del mondo bidimensionale, non è preso da Star Trek. Cioè, Star Trek è cresciuto. Star Trek, come tutte le serie di fantascienza, seguono delle linee narrative già scritte. Cioè, alla fine, se tu prendi buona parte degli episodi di una serie di fantascienza, a parte casi tipo The Expanse, che è fatta proprio riportando una serie già scritta, ma se fai una serie di episodi, spesso e volentieri hai una sensazione di aver già visto, anche se lo vedi la prima volta, o di averlo già letto. A me capita più di averlo già letto. Anche il discorso del quello praticamente che era un omaggio allo zoo di Talos è un altro discorso che è capitato in altri racconti di fantascienza precedenti alla serie classica. Era un tema degli anni 30 più o meno, quindi questo, diciamo, nessuna serie copia, adatta, ripropone in modo diverso un motivo principale di una serie di fantascienza. Volevo aprire un'altra parentesi per quanto riguarda il Klingon di Discovery. Orkland ha detto che è un buon Klingon, però ha un piccolo difetto. Se andate a cercarvi gli episodi in cui si parla il Klingon, la parlata è molto veloce, è molto cattiva. Lì l'impressione che ho avuto è che leggessero un gobbo quando parlano di Tukuma. Cioè, vabbè, a parte il nome che non ho capito da... Ci manca solo che gesticolano, sì, ci sembra... la lingua Klingon dei segni. Cioè, quello, secondo me, a me ha dato l'impressione che abbiano una patata in bocca. No, il Klingon è difficile da parlare. La tipa che ha fatto la consulenza è una delle 5 o 6 persone che parlano il Klingon fluentemente. È una praticamente che... Orkland tiene sul palmo di mano, però ovviamente lui ci è rimasto un po' male perché non l'hanno cercato lui, hanno preso quest'altra, però Orkland nel forum, nel gruppo, diciamo, dove io leggo e scrivo in italiano, in inglese più che Klingon, perché lui ha definito, anche lui praticamente fatto questo appunto sulla lentezza del Klingon. Lì il Klingon quando parla ti sta insultando, anche se è tipo i tedeschi. Diciamo, quando i tedeschi parlano, anche per fare una dichiarazione d'amore, hanno un tono di voce che ti fa spavento, mentre lì sembrano italiani, diciamo, più mellifui come parola. Lasciamo da parte la riscrittura totale dei Klingon, che a quanto pare qualcuno ha deciso che gli stiamo antipatici. Io sono... un altro degli esempi è la Batlet. La Batlet lì è l'arco di un gioco dei computer, come si chiama, che è un adventure, oppure l'arco di Arrow leggermente tagliato. Cioè, non ha senso. La Batlet nasce come un'arma che riprende le arti marziali giapponesi, il Tai Chi, una forma particolare del Tai Chi. Quell'arma lì non ha quella che fanno vedere su Discovery. Non ha senso, cioè non è maneggiabile, non ha cose. Quindi quelle sono buchi di sceneggiatura, sono errori, diciamo, perché cosa ti vieta? Cioè, sei Star Trek, usa quello che è già stato fatto almeno per caratterizzare i personaggi e le razze. Io volevo aggiungere una cosa. Quando tu dici che si usano degli archetipi e che quindi Orville ha attinto anche a cose non di Star Trek, sono d'accordissimo. Però Star Trek ha, ad esempio, nelle sue varie serie, diciamo, ha avuto anche questa caratteristica di riproporre alcune volte gli stessi temi. Pensiamo ad esempio agli episodi western
che ci sono, non so, nella serie classica, oppure gli episodi di viaggi nel tempo e cose del genere. Il problema per me, ecco, quello che mi viene proprio in mente subito è The Naked Time della classica e The Naked Now di TNG. Sono praticamente lo stesso episodio. Il punto però è che se la sceneggiatura è fatta abbastanza bene, tu dici, ah ok, questa è la stessa identica idea, è un omaggio, però l'episodio te lo vedi anche volentieri. Io ho avuto proprio l'idea, invece, dell'accozzaglia di cose messe insieme senza... Discovery. Esattamente, in Discovery, senza una, come dire, senza un filo conduttore, mettiamolo così. Poi, per carità, aspetto la seconda stagione e vediamo che cosa succede, però ora come ora, serie che mi ha... Non mi è dispiaciuto vedere, però sicuramente non la metto tra le mie preferite di Star Trek, assolutamente, troppe incongruenze, troppe cose. E, se ci sono domande, sarei curiosa di sapere se l'ha vista Carmen. Discovery. Ma qui a qualcuno è piaciuta? Sì, ma nel senso, perché? Allora, la questione è abbastanza complicata. Allora, non tanto, intanto dobbiamo fare una distinzione. Tutti gli Star Trek, cioè Discovery, erano su rete televisiva. Questa non è su rete televisiva. Questa è su una rete a pagamento. Quindi, è vero che è meno Star Trek... tanti temi, ma bisogna pensare che io la vedo a livello tecnico, quindi a livello di sceneggiatura, come hanno potuto pensare i produttori. Questi vivono con gli abbonamenti, quindi per forza hanno messo nella prima stagione tutto. Il fan service. Perché? Perché a quel punto hanno potuto, tra la prima e la seconda stagione, capire dai vari fan, da quelli che gli pagano l'abbonamento, cosa gli piace, cosa non gli è piaciuto. E si spera che la mettono nella seconda stagione. Il fatto che ci siano delle puntate poi inutili, proprio inutili, non le facevano, è uguale. Ma a livello di storia non cambiava. Quello ci sono sempre stato. Ma questo spiega il perché hanno fatto in un certo modo, ma la domanda mia è, ma a te, che ti è piaciuto? A me è piaciuto perché comunque ho ritrovato di Star Trek alcune atmosfere, alcuni capisaldi. Poi ci sono delle scelte che a me non sono piaciute, i Klingon non sono piaciuti, i Klingon non è quello che mi aspetto da un Klingon, sono dei personaggi stupidi, mosci, che fondamentalmente una federazione, una potenza della federazione avrebbe potuto distruggere in 10 minuti. Io non so se siete d'accordo che forse l'episodio più Star Trek di Discovery è proprio quello in cui Lorca e il futuro capo della sicurezza, mettiamo così, riescono a scappare dalla nave dei Klingon. Io quello l'ho visto e ho pensato proprio questo è Star Trek, quello sì. Il problema è stato, come dire, poi dopo come hanno sviluppato la cosa. Ricordiamoci che in Star Trek non è mai successo che un personaggio primario dopo 4 puntate muore, il capo della sicurezza donna. Però questa cosa fa figo. È talmente primario che neanche ci ricordiamo il nome, tra l'altro. Capo della sicurezza donna. Perché il trono di spade succede continuamente. Se fa figo il trono di spade lo facciamo pure noi. E poi c'è un po' di differenza. No, no, la questione non è la qualità di produzione. Ma è quello che ci metto tutto, faccio il minestrone. Tu prendi quello che diceva Flora, cioè io ci metto tutto quello che può piacere a qualunque tipologia di abbonato, proprio perché così mi danno i soldi tutti quanti. No, però... no, questo era per capire dove andare a parare. Poi la seconda stagione si raffinerà. Ma poi ricordiamoci una cosa,
Ma la prima stagione. Ma la prima stagione a me, di DS9? No, no, a me è piaciuto, scherzi, nelle prime puntate di TNG per me c'erano dei più belli episodi. Secondo me nella prima stagione di TNG c'è The Measure of a Man, che rimane una delle più belle puntate di TNG in assoluto. Però. No, no, secondo me è un altro discorso proprio, però per carità ognuno c'ha il suo parere. Speriamo. 15 puntate della prima stagione, dove sono passati tanti anni da Voyager. Sono passate e cambiava il target, perché ci sono stati film in mezzo, brutti, belli, piaciuti, non piaciuti, ma ci sono stati film in mezzo. E quindi ci sono le nuove generazioni. E cambiato in mezzo, prima andava perché veniva venduto con la pubblicità, adesso viene venduto in abbonamento. Vero. Bisogna pensare anche a questa cosa qui. Poi ovviamente, io non l'ho visto The Office, purtroppo non so se lo riuscirò a vedere, ma da quello che ho visto 30 secondi e poi i vari commenti, probabilmente come temi sviluppati, sicuramente più Star Trek di Origin che Discovery, ma sono due cose diverse. Sì. Sì. Ah, invece una curiosità mia personale. Ecco, quello che stavo per dire. A voi piace la sigla? Okay. Quale sigla? Okay. Quella, era una mia curiosità, se ero l'unico. La sigla quella che, a cui alla fine hanno dovuto appiccicare per forza la fanfara. No, ma è brutta. C'è perché? No, la sigla di tre lettere, STD. Sì. No, è disco. Sì, perché c'era. Bravissimo. La Paramount non l'ha approvata. Ma anche DS7. C'hanno anche le magliette. Comunque, il problema più grande di Star Trek, io lo ripeto da anni, sono i tracker. I tracker sono quelli che quando è uscito Discovery, se sono guardati indietro, cioè cavolo, Voyager non era così male. Quando è uscito Voyager, se sono guardati indietro, hanno fatto cacchio. DS9 non era così male. Quando è uscito DS9, se sono guardati indietro, hanno fatto cacchio, TNG non era così male. Quando è uscito TNG, se sono guardati indietro, hanno fatto minchia, la serie classica non era così male. Con la serie classica non l'hanno fatto solo perché non erano organizzati. Bonanza non era così male, sì, probabilmente. Con la serie classica non l'hanno detto solo perché non erano organizzati, si sono organizzati troppo tardi. Comunque, un'altra cosa che un altro vantaggio secondo me di The Orville rispetto a Discovery è che McFarlane ha messo insieme il gruppo di attori con cui lavora normalmente, che ci fa American Dad, ci fa oddio non mi viene sì non mi viene il nome della copia dei Simpson, lui ci lavora, si conoscono dalla prima puntata. Si vede quello che in Star Trek impiegano una o due stagioni, cioè che si guardano negli occhi e capiscono dove l'altro sta andando a parare. Guardare negli occhi poi il bottone è un po' difficile, però vabbè. Invece in Discovery hanno dovuto ingranare. In Discovery si sono messi insieme e hanno dovuto ingranare e secondo me alla fine ancora non hanno ingranato. Poi l'unica cosa che non perdonerò mai a Discovery è il nuovo Wesley Crusher. No, niente. No, quello nella prima puntata, che credo fosse il timoniere tipo robot, che quando mettono allarme rosso gli appare la scritta allarme rosso sulla faccia. Morto. Morto. Forse era quello più carino di tutti. Perché quello era il nome. Sì, sì, sì. Una curiosità, c'è qualcuno invece a cui non è piaciuta Orville? Li abbiamo eliminati prima. C'è qualcuno che ha paura delle banane?
questa. Il problema di Palermo è il traffico. Che abbiamo ancora 6 minuti e mezzo di cazzeggio. Ci sono domande? Guarda, a proposito di orbit, una cosa che non è piaciuta a niente orbit è quel umorismo un po' da caserma, che lo trovo forzato, a me personalmente non fa per niente ridere, lo trovo una stonatura in tutto il resto. L'ho sentito visto in entrambi e mi pare che... Sì, vero. Però non mi pare che anche nella versione originale. Secondo me The Orville è come sarebbe realmente su una nave stellare, perché penso. Sono dinamiche che si sviluppano, esatto, all'interno di un gruppo costretto su una nave. Sì, ma anche in una caserma, sì, in una scuola. Cioè, c'è sta il cazzarone, c'è sta quello un po' più una serio. Una base scientifica, potremmo chiedere la Concordia. Però, se vai a fare una missione sul pianeta, almeno che in casa è proprio cazzarone, in missione non fa, cioè... Se spera. Hanno... Hanno messo assieme comunque una banda dei de reietti. Ma che Family Guy piace, Stefano? Appunto, perché quello è in un certo senso l'umorismo di McFarlane, quindi se non ti piace quello non ti può piacere Orbi. Sì, è vero, però. Comunque c'è un episodio di... C'è un episodio... C'è un episodio di Discovery comunque in cui sono riusciti a fare l'imitazione di The Orville quando arrivano nell'universo specchio e si affrettano a cancellare dappertutto le scritte, a mettere i simboli dell'impero terrestre. A me, ma quello mi ha fatto molto ridere, quello l'avrei visto benissimo in un episodio di The Orville. Quindi? Non ci ho fatto caso, ma in italiano o in inglese? No, in inglese sicuramente era impossibile. Sarebbe arrivata la no, in inglese sarebbe stato impossibile. Quello sì. Quello purtroppo l'ho notato anch'io. Comunque, come diceva Flora, sicuramente in The Orville c'è stata la mano forse di Misce che come avvocato gli ha detto questo sì, questo no. No, non... Forse. Non lo so. Se non è lei, comunque c'è stato... C'è stato un tweet di McFarlane mi ricollego quello che diceva Flora. Un fan ha chiesto se verrà introdotto il teletrasporto nel mondo di The Orville. La risposta di McFarlane è stata forse, e comunque non si chiamerà teletrasporto. Certo. No, ma in italiano l'hanno tradotto con teletrasporto? Sì. Il problema, io quella non, adesso non mi ricordo in inglese com'era quella puntata, infatti era teleport. Allora dovevano tradurlo non come teletrasporto ma come teleporto eventualmente, perché infatti io quando mai avrò un pochino di tempo, quello che volevo fare era che io appunto ho notato dal punto di vista linguistico, avendoci poi lavorato tanti anni su Star Trek, quindi un po' il technobubble ce l'ho nelle orecchie, ho notato proprio l'accuratezza e la massima attenzione nel non dire assolutamente nessuno dei termini che venivano usati in Star Trek. Perché... sì, però com'era in Orville in originale? Era tractor beam? Era diverso? Poteva essere un tractor ray, semmai. Non è una cosa solo in Star Trek. No, però quello che intendo dire io è questo. Infatti a me sarebbe piaciuto moltissimo lavorare sul doppiaggio di Orville proprio per questo motivo qui.
Cioè, mi chiedo, in italiano, premesso che facendo zapping ho visto alcuni episodi e il doppiaggio mi è sembrato fatto bene, ma sono stati attenti abbastanza da riuscire a riconoscere la terminologia leggermente diversa e quindi a renderla leggermente diversa in italiano? Secondo me no. Non ci avete? No. Non direi. No, diciamo che si sono un po' adattati, un po' allineati su Star Trek, cosa che non, come dici tu, non sarebbe stata corretta. No, perché quella invece secondo me era una proprio chicca di Orville, è proprio questa, essere riusciti a trovare degli equivalenti. Esatto, quindi. Comunque, giusto per chiudere la cosa. Come dicevi tu, in The Orville probabilmente c'è stato qualcuno che gli ha detto questo sì, questo no. Secondo me in Discovery c'è stata una squadra di avvocati che gli ha detto cioè, vogliamo mettere i Klingon? No, non si possono usare quelli perché sennò dobbiamo pagare a tizio. Ci dobbiamo mettere quest'altro? No, non si può perché sennò dobbiamo i diritti a quell'altra persona. Guarda, Discovery non lo so, su The Orville una cosa è sicura, il produttore Brandon Braga e sono sicura al 90% che è stato lui ad assumere Andrea Bormanis, perché è logica come scelta, quindi è chiaro che quando tu hai in squadra in Orville e oltretutto anche come sceneggiatore, perché Andrea ha firmato anche alcune delle sceneggiature, hai l'ex consulente scientifico, capisci che sei in una botte di ferro. Sì. Questo sì, ed è stata secondo me una mossa grandissima. Diciamo, concludendo, se voi non avete nient'altro da dire. Bormanis aveva in un cassetto una serie di Star Trek e l'ha ritirata fuori e l'ha cambiata. No, non credo. Assolutamente. È proprio il marchio di McFarlane. Proprio mi ha distratto, non mi ricordo più che volevo. Ah, volevo dire questo, che concludendo parlo ovviamente a livello personale. Io aspetto con grande ansia la seconda di Orville. Aspetto con curiosità la seconda di Discovery per vedere appunto se, come dire, si riprende o continua dal punto di vista delle sceneggiature, intendo, continua a essere soltanto una serie molto bella dal punto di vista, come diceva Adriano, anche visivo, fotografico, effetti speciali, eccetera, però siccome io personalmente sono sempre stata una persona che ha dato più peso alle sceneggiature che agli effetti speciali, per farvi capire, per me l'episodio più bello di tutte le serie Trek in assoluto resta Uccidere per amore, The City on the Edge of Forever, che di effetti speciali non ha nulla, ma ha una sceneggiatura mostruosa, bellissima. Saltano in un buco. Per me è molto importante la sceneggiatura, quindi sinceramente su The Orville sono contenta già del risultato e spero che vada sempre meglio. Su Discovery sono curiosa perché voglio vedere dove vanno a parare. Anche perché The Orville, io sinceramente quando è partita non ero strasicuro che ci sarebbe stata una seconda stagione. Mentre in Discovery me lo sarei aspettato perché ci hanno dietro. E poi finito. Okay, ciao. Grazie a tutti. Grazie. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.
Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato. Potenza erogata 23%. Così. Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2 posizionato. Siamo al 35%. Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate. Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigate. C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra. Blocco 5 posizionato. 75%. Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza. Blocco 7 pronto. Pronto, attivato. Blocco 7 posizionato. We'll be right back.